L'obiettivo è quello di attrarre turisti a Monreale, soprattutto nelle ore serali, quando la cittadina si spopola e perde di attrattiva, col risultato di un'economia che langue perché non riesce a vendere il proprio prodotto come si deve. Con questo scopo si è tenuta oggi al Complesso Monumentale Guglielmo II la seconda edizione del Monreale Tourism Exchange, organizzata dalla Casamento Travel, che ha radunato una trentina di operatori del settore. Per rendere appetibile il prodotto Monreale, a partire da dopo Pasqua e per tutta l'estate, si terranno quattro appuntamenti settimanali, tutti con inizio alle ore 21, grazie ai quali chi soggiorna a Monreale, ma anche a Palermo e provincia, potrà intrattenersi piacevolmente nella cittadina normanna, assistendo a manifestazioni ludiche e culturali che, nelle intenzioni degli organizzatori, potranno far muovere l'economia cittadina. In programma spettacoli dell'opera dei pupi tenuti dalla compagnia Brigliadoro del maestro Salvo Bumbello con la collaborazione di Benedetto Rossi e la scuola di mosaico curata dalla Fornace di Bisanzio che si terranno il lunedì nella chiesa di San Gaetano. Concerti organistici curati dal maestro Giovanni Vagli che nella frazione di San Martino delle Scale il martedì, spettacoli folcloristici il mercoledì ancora a San Gaetano tenuti dall'associazione Trinacria Bedda e infine la visita del museo diocesano con figuranti in costume coordinate da Pippo Macaluso il giovedì sera. Allo studio pure un servizio di guida turistica coordinato dalle strutture ricettive del territorio. Il secondo anno consecutivo il Monreale Tourism Exchange ha l'obiettivo di aumentare le presenze turistiche a Monreale. Quest'anno in particolar modo abbiamo pensato di organizzare dei pacchetti turistici rivolti direttamente ai turisti di Palermo e della provincia per venire a visitare la nostra cittadina delle sere d'estate, dal lunedì al giovedì. Questi verranno venduti attraverso i B&B e tutti gli operatori turistici di Palermo e provincia. Che potranno beneficiare di eventi organizzati con il gruppo folcloristico, una visita di San Martino delle Scale, ci sarà un corto di mosaico e quant'altro. Ci saranno tantissime novità nei mesi a venire. Anche quest'anno a Monreale abbiamo l'onore di ospitare Monreale Tourism Exchange, un'iniziativa molto importante che consente di far conoscere, soprattutto a chi non è del territorio, la nostra città e i nostri monumenti. È un'iniziativa molto che abbiamo voluto come amministrazione, abbiamo già sperimentato l'anno scorso con grande successo e con grande adesione, grazie alla Casamento Travel, alla grande capacità, alla grande competenza soprattutto di Fabrizio Casamento. Ripetiamo oggi questa iniziativa che può portare soltanto beneficio alla nostra città e alla nostra comunità. Presentare i nostri monumenti, presentare la nostra città nella sua dimensione storico-culturale è sicuramente motivo di vanto per un'amministrazione che sta investendo veramente tanto in questo senso e in questa direzione e attraverso iniziative come queste siamo certi e sicuri che il nome di Monreale potrà veramente proiettarsi sempre a livelli più alti e possa essere veramente riconosciuta dalla nostra città il grande merito che gli compete come grande città di storia, grande città di arte e cultura.